La transizione non è soltanto energetica, ma è anche digitale, ma è anche, devo dire, a livello di impresa, a livello di cultura di impresa. E quindi bisogna fare in modo che la Regione si ponga come parte attiva, da una parte nel dare gli strumenti al mondo artigiano di poter veramente veicolare i propri saperi, i propri prodotti all'estero, utilizzando ovviamente anche il brand Sardegna come motore di espansione. Per quanto riguarda i costi di produzione, la transizione può fare moltissimo. Abbiamo la possibilità in questo momento di essere depositari di materie prime come il sole, il vento, e possiamo fare in modo che incidano direttamente sul costo dell'energia. Fino a questo momento non è successo, è un obiettivo ambizioso, ma è un obiettivo che può fare in modo anche per le aziende che si sviluppano qua in Sardegna di abbattere quella che è il tema insulare. I costi insulari sono sempre più alti, c'è un tema che è legato anche all'affrontare il tema della logistica non più sulle spalle delle singole imprese, ma come costo della collettività, e quindi promuovere quella che è la continuità delle merci. Quindi abbattere i costi energetici lavorando su una società energetica regionale che possa essere al fianco degli artigiani, che possa essere a fianco delle piccole imprese, proprio per fare in modo che questo costo sia sempre meno impattante rispetto a quelli che sono i costi di produzione. Quindi il fatto che ci possano essere delle occasioni in cui si parla di digitalizzazione, di attrazione di talenti, può essere messa a fattor comune rispetto anche a quelle che sono le direttrici che noi stiamo sviluppando come idea di sviluppo e visione dell'isola.